La cicerchia cresce dappertutto, il suo bello è questo, che cresce anche nei terreni quelli più poveri, dove ad esempio in passato i contadini potevano seminare e coltivare a loro piacimento perché non erano interessanti per il padrone, come i terreni più ricchi dove si faceva il grano e poi da rivendere. E dunque alla fine era l'unica cosa che i contadini avevano in abbondanza, non dovendola condividere con qualcun altro, ed è quello di cui si dovevano poi cibare tutto l'inverno. Nelle viscere della terra di nessuno, terra di confine con le Marche, fine Romagna, dice il cielo, proprio qui dove il desiderio di conservare le tradizioni ti porta dritto al borgo. Profumo, cibi, cultura narrati nel libro di Michele Marziani, Il paese dei ghiottoni, ed è lui che ci fa da cicerone per vicoli e passi verdi. Il Manico, una strada, la Padella, una piazza, uguale un paese. Mondaino che guarda sotto la Valmala, ampio sguardo che arriva da una parte al mare e dall'altra al Montefeltro. Il paese del palio del Daino, delle fisarmoniche che hanno fatto il giro del mondo, ma anche della ceramica. È la capacità di sognare attorno alla terra, di sognare attorno ai prodotti, di sognare attorno alla gente semplice, di sognare attorno a luoghi come questo, no? A questo cammino dove tu proprio respiri, senti l'odore della semplicità. Colline, calanchi e luoghi d'altri tempi con un forte senso della civiltà contadina, piccoli produttori che salvano farine e cereali di un tempo. La mia azienda agricola vuole rispecchiare il più possibile le vecchie aziende agricole di una volta, dei nostri nonni, dove si faceva un po' di tutto, anche per necessità, ma anche per complementarità, perché tutte le cose si innestano una con l'altra nel seguire i cicli e i bisogni della natura. È difficile stare in piedi come produttore? Noi ci proviamo, ma le difficoltà sono tante, però diciamo che come tutte le cose bisogna prendere nella vita l'agricoltura con un po' di filosofia. Noi da mangiare ce l'abbiamo sempre e mangiamo sempre anche bene. Per fortuna. Poi dopo tutto il resto piano piano si trova, bisogna trovare il proprio equilibrio, ma con molta forza di volontà e impegno ci si riesce. E il mondo nascosto delle botteghe, come quella di Daniele Marziali a Saludecio, un piccolo forno, destinazione preferita dalla comunità dei viaggiatori. Niente pane, solo dolci. Minuscolo laboratorio dove le vecchie ricette valorizzano i prodotti del territorio, come i biscotti al Sangiovese. Raccontano di gente, di territorio, di profumo, di colori, sono poesie da mordere, capito? Cioè sono cosine che venivano lasciate lì, magari sai, una crostata, una ciambella, il bustrenga era una roba, si fa, una roba fatta in casa, una roba fatta da forno, invece è stata proprio lì la mia battaglia, cioè dal valore proprio a quelle cose, perché appunto rappresentano un'infinità e raccontano tantissime sensazioni. Poi la mia mitica ciambella romagnola, che per me è una cosina dolce e sacra, una cosa che faccio solo per me, pochissime volte forse l'ho venduta, quella si impasta a mano. Roba di una volta, scrive Marziani nel suo libro, in una terra di carni buone. Per capire un salame, un prosciutto o anche una semplice salsiccia bisogna aver visto i maiali ancora grufolare. La carne suina buona è frutto di un maiale felice. Ancor di più l'oro di razza mora romagnola sembrava quasi estinta con quei 12 esemplari rimasti al mondo alla fine del Novecento. Eccola qua, ci sono pochi allevatori d'altri tempi e in questa azienda, presidio Slow Food per la razza suina mora romagnola, si è tornati alla terra per capire cosa si mangia. La mora, un signor maiale, gusto intenso, profondo, contadino. Abbiamo scelto di allevare solamente razze autoctone della Romagna, quindi pollo romagnolo, bovino romagnolo e razza suina mora romagnola, e che erano le razze che popolavano queste terre negli anni 50-60. Ecco. La difficoltà più grande è anche quella di trovare una nicchia di mercato che è, diciamo, disposta ad acquistare questi prodotti che chiaramente hanno anche un costo più elevato. Quel filo dorato del saper mangiare e del saper scrivere, questa è la Frusaglia, luogo anche letterario, la Frusaglia raccontata da Fabio Tombari. Un giocatore e un giocoliere, uno che sapeva stare sul filo della vita e sul filo della parola, direi proprio sul filo della parola, questa è la grandiosità della sua scrittura.
Bella, splendida la casa natale di Tombari, 1936, per tre quarti in Romagna e per un piccolo pezzetto nelle Marche. Non a caso Tombari si definiva uno scrittore marchignolo. E prima che la speculazione edilizia faccia perdere questo gioiello intriso di ricordi, due architetti hanno pensato ad un progetto di ristrutturazione e rivalutazione. Vogliamo realizzare un museo Tombari, un caffè letterario, un concetto anche di ospitalità che ricorre nelle opere di Tombari. Ospitava di continuo poeti, gente comune, persone più importanti, perché voleva che qui ci fosse un momento culturale molto forte. C'è questa storiellina bellissima, no? che racconta Tombari nel libro di Tonino, quando questo il nonno di Tonino, con Tonino, viene sorpassato da un'automobile. Loro sono su Calesse e dice: ma bisogna essere ricchi per avere un'automobile come quella. E il nonno risponde: no, i veri ricchi siamo noi, che abbiamo tutto il tempo che vogliamo per arrivare quando ci pare. Ecco, credo che questo qui sia quello che si respira in questa casa.